Non trasformiamo le vacanze in qualcosa di negativo, ma manteniamo sempre distanza e prudenza. È l'appello che arriva a giovani e non dall'infettivologo Alessandro Grimaldi, primario del reparto malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, in vista dell'estate, delle riaperture e delle uscite fuori porta con tanto di Green Pass alla mano. Un monito lanciato dopo alcuni mesi di studio e approfondimento sui post o long COVID, ovvero quella categoria di pazienti che continuano a manifestare sintomi dopo la guarigione dal coronavirus. Grimaldi spiega che per l'80% dei pazienti i sintomi persistono entro i primi 3 mesi. Si parla in questo caso di post-Covid, l'altro 20% è riservato ai casi più particolari, ovvero ai long-Covid. Anche nei giovani abbiamo visto che c'è una malattia che poi molti dicono: sai, vabbè, ma tanto se vengo colpito dal Covid, poi sai, nel giovane il Covid tutto sommato raramente uccide. Non è proprio così, ma soprattutto abbiamo visto giovani che poi hanno avuto i postumi del Covid di cui parlavo prima. Quindi abbiamo visto giovani, adolescenti che hanno la persistenza di alcuni sintomi, pur non avendo avuto ma una malattia eclatante. Le faccio solo un esempio. Sì. Sono venuti due marito e moglie a trovarmi per essere visitati in ambulatorio e mi hanno parlato della figlia che aveva contratto il Covid, ragazza adolescente molto brava. Prima del Covid, con tutti i voti molto alti a scuola. Dopo il Covid, questa ragazza ha cominciato ad avere problemi a scuola, ad avere, diciamo, qualche voto basso, qualche insufficienza. E io ho detto immediatamente alla madre, di mettermi in contatto con l'insegnante, perché chiaramente il Covid può andare ad influire sulle performance intellettive delle persone, come dicevo prima. Per cui è possibile che magari cali la capacità di memorizzare le cose, cali la capacità di concentrarsi, di attenzione, di apprendimento. E quindi non si può trattare queste persone come persone normali, ma bisogna tener conto che hanno avuto una malattia che purtroppo può condizionare pesantemente il futuro. Allora, per evitare tutto ciò, cerchiamo di continuare a mantenere le regole di distanziamento e cerchiamo di arrivare a una situazione più tranquilla quando avremo vaccinato, come tutti auspichiamo, gran parte della popolazione. I postumi più comuni dell'esercito dei guariti sulla carta, più o meno lunghi, si possono così classificare: dolore toracico, fiato corto, anosmia o cacosmia, disturbi alla vista, sindrome ansioso-depressiva, annebbiamento della mente. Nei casi più gravi si arriva alla fibrosi cardiaca o polmonare. Per l'infettivologo, nonostante le indicazioni dell'OMS, è necessario continuare a indossare la mascherina anche all'aperto, negli ambienti affollati, fino al raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge. Quanto ai rari casi di positività dopo la seconda dose del vaccino, come è avvenuto nei giorni scorsi per un agente penitenziario, Grimaldi ricorda che il vaccino non è una barriera impenetrabile contro il virus, ma nel suo reparto nessun paziente positivo e vaccinato è stato preso in carico. Questo vuol dire che l'efficacia del vaccino evita i ricoveri o comunque una sintomatologia più grave. Grimaldi lancia infine la sfida della vaccinazione in vacanza, anche se, conclude, richiede uno sforzo organizzativo non indifferente. La vaccinazione in vacanza e ha un'organizzazione tale che gli permette di fare questo, questo tipo di approccio è il benvenuto. Il problema è che tutto ciò richiede un'organizzazione molto molto efficiente perché ci possono essere persone che magari vengono, faccio un esempio, dalla Val d'Aosta e che debbono dimostrare di non essere state vaccinate e vengono a vaccinarsi qui. La vaccinazione in vacanza è più, diciamo, un modo per attrarre persone, però le difese contro il vaccino, soprattutto dopo la prima dose, non è che si sviluppano subito, cioè si sviluppano dopo 10-12 giorni gli anticorpi neutralizzanti che ci proteggono. Quindi vaccinarsi in vacanza bene è un'ottima cosa. Serve pure per dare la possibilità a tante persone di andare in vacanza senza dover aspettare preventivamente il vaccino, però mi rendo pure conto che l'organizzazione che ci deve essere dietro non è facile.